Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul canale di P. Santana. Siamo di nuovo qui con The Callisto Protocol. E allora signori, riprendiamo l'avventura del nostro buon Jacob, inviato da Elias in questo nuovo settore per disabilitare l'alimentazione d'emergenza. Non mi ricordo al fine di che cosa, ma tant'è. Allora, qui è bloccato, quindi credo che dovremo giocare un po' con i fusibili. Allora. Ok, quindi noi li abbiamo tolti. E che ci dobbiamo fare ora? Dove dobbiamo andare? Non ne ho la più pallida idea. Rimettine uno qui, vediamo un po'. Ah, devo andare qua? E allora aspetta un attimo che me li prendo tutti e due. Questo? Tag Song. Allora aspetta che mi riprendo anche l'altro, perché se ce ne da due ne servono due. Allora signori, in tutto ciò Elias mi sta destando qualche sospetto. Non tanto perché ha fatto qualcosa di sbagliato, ma sa troppe cose, aggeggia troppo. E vedremo se ci inchiappetterà o ha intenzioni genuine. Ci abbiamo l'inventario pieno e allora usiamo una di queste. Ok. Cos'è quella cosa? Quali nemici? Li frullo lì nell'ingranaggio. Che cazzo è? Chi altro c'è? Mi sento qualcuno dietro. No? Sbaglio? No, perché non lo prendi? Su! Poi chi altro c'è? No, lui è grosso. Non vedo. Vieni, vieni. Vuoi morire? Oh. Ci
c'è nessun altro? Allora curati, vai. No, è arrivato qualcuno. No. No, va bene, non funziona più la schivata, non funziona. Va bene, signori, riproviamo. E vediamo di non farci inchiappettare. Perché ce la siamo giocata malissimo. Però secondo me c'è qualcosa che non va con la pistola cinetica. Non sempre fa quello che deve. Non c'è più nessuno? O te da dove sbui? E mi becca, nonostante schivi. Ora? Non è ancora morto questo bastardo. Sì che è morto. Perfetto. Ora chi c'è giù? Chi è? Ma perché non me li... non me li mantiene? Se... non l'ho neanche frullati. Uno bisogna che lo frulli però, eh. Ma perché non me li tiene? No, non me li frulla. Perché non me li frulla? Io non capisco. Non me li... e non me li tiene. Perché non me li tiene? No. Ok, poi ancora? Voglia, guarda là che lavori. Quanti ce n'è? No, io non capisco perché a volte non me le mantiene. Dove è andato? Aspetta un attimo, fammi andare in un posto un attimo più ampio. Vieni, vieni. Ok, individuiamo la sala di controllo. Maledetti! Che ansia!
E tutti quelli che ho frullato mi devono dare qualcosa, eh? Poi c'è qualcun altro? Allora, secondo me la stanza di controllo è qui. Fatto prendere un colpo, mi ha fatto prendere, maledetto. Ma da terra mi attacca. Allora sei cretino, Jacob, scusa, eh. Ok, via libera. Facciamo il giro tondo prima. Qui è bloccata. E qui pure. E qui da dove si arriva. E quindi bisogna andare su, immagino. Fammi curare, vai. A vedere come siamo messi. Bene, ok, abbiamo ancora due medikit. Ottimo. Attiva i comandi delle celle di isolamento. Allora, aspetta un attimo. Prima fammi fare un po' un giro. Credo che si faccia da qua. Però prima voglio andare al terminale qua. Per ogni vostra esigenza. Che ci abbiamo l'arma nuova, ma siccome eravamo poveri non l'abbiamo acquistata. Ora l'acquistiamo. Operare l'area di assemblaggio. Ok, ora vediamo che possiamo vendere. Queste. Questa. Le munizioni. Le munizioni. Munizioni fucile chimico. 70. Va bene, dai. Facciamole. Controllo qualità. Ok. Bene, ottimo. No, ho sbagliato pulsante. Premi 2 per aprire il menu di selezione, usa la rotella del mouse per selezionare un'arma disponibile. Premi il pulsante sinistro del mouse per equipaggiare l'arma in evidenza. Puoi selezionare ed equipaggiare le armi anche dall'inventario. Premi il pulsante sinistro del mouse per equipaggiare l'arma in evidenza. Allora, aspetta un attimo, fammi vedere. No. Non è vero, con la rotella del mouse non mi cambia niente. Ah, ok, così. Va bene. Ok, però per ora teniamoci la pistolina, che del fucile abbiamo poche cartucce. Dov'era il terminale? Qua. Ecco fatto. Ok. Ok, ha funzionato. Adesso raggiungi il pannello di controllo e apri la cella. Arrivo. Prendi l'ascensore. E l'ascensore dov'è? È giù? Questo. Allora, lì c'è uno stronzo di quelli che spara, se non sbaglio.
E speriamo che ci sia solo lui. Ecco. Oh, ma perché? No, qui me la sono giocata malissimo. Me la sono giocata super male. E allora direi che si può procedere a provare il fucile. Ora lui non mi ha visto, quindi io direi di prenderlo alle spalle. Però mi sa che prima arriva lui. No, t'ho detto questo, t'ho detto. Oh, eccolo. Ok, muerto. Ora non ci serve più quest'arma qua. Questo lo possiamo tranquillamente. C'era qualcun altro? Ah no. E che cazzo, ecco un altro. Teniamoli lontani. C'è qualcun altro? No, ok. Rompiamo il culo a questo. Fa male, eh? No! No, così non vale però. Maledetto. Cazzo, ho sprecato un sacco di risorse e non mi becco neanche il consumabile che mi lascia, vaffanculo. Poi mica me ne ero accorto che qui c'era il baratro, se no lo buttavo di sotto. Qual è la cella che devo aprire? Dunque? Questa? Questa qua, perfetto. L'ho trovato. Funziona. Bene, arrivo subito. Non c'è nessuno dentro. Elias, è sicuro che sia quella giusta? No, guarda chi cazzo è! La squinzia! Sta succedendo? Tu lo sapevi che era lei? È la persona che cerchiamo! Senti, sapevo solo che qualcuno poteva aiutarci, e ok? E perché dovrei aiutarvi? Sono qui da una vita, so tutto di questo posto e sono in grado di portarci all'hangar. Ascolta, tu richiami una navetta e lui ci porta via da qui. Possiamo farcela, dobbiamo solo rimanere uniti. Grazie, almeno ti verrò da sola. Brutta stronza. Consiglio però. Non fidarti. Non è chi sembra. Ma che cazzo vuoi da me? Io sono un pilota. Ma è attaccato te, eh? Elias. Ecco, confinamento d'emergenza. Non sapevo fosse lei. Credevo sapessi tutto di questo posto. Sì, lo credevo anch'io. Adesso? Sei in trappola finché la cella non attracca. Perciò io posso raggiungere il treno. E tu no. Guarda caso. No, va bene. Mi servi al trattamento rifiuti, d'accordo? Chiamami quando sei lì. Trasferimento dati completato. Aspetta, cos'era quello? È qualcosa che ti aiuterà. Abbi fiducia nel piano, ok? A tra poco. Allora, aspettate un attimo. Fatemi prima vedere l'audio log di quella maledetta squinzia.
È qui? Questo. Audiolog. Ma avevamo trovato l'audiolog di lei e non ce l'abbiamo? Perché? Oh, strano. Sì, è un bel salto, eh. Va bene. Ancora nei condotti da reazione. Chi è? Raggiungi la stazione del treno. Vabbè, finché ce n'è uno solo. Oh, allora, no, va bene. Dai, tira due colpi, così sono sicuro che poi non continui. Dai. Niente vita, va bene. Allora. Qui non c'è altro, quindi va bene, intrufoliamoci qua. Cos'è quella larva lì? L'ho visto, sa? Dove sei andata a finire, maledetta? Faccio partire il treno. Devi sgattaiolare fuori, proprio come sei entrato. Cerca la presa d'aria nell'angolo opposto. Resa d'aria nell'angolo opposto? Questo è proprio il posto adatto per i jump scare, eh? Botolina! Anche qui. Che cazzo è? Allora. Presa d'aria. Se ne vede a giro. Ma è chiusa, quindi proseguiamo. Chi è stato? Chi cazzo è? Cos'è? Ma l'ha detto in inglese?
Aspetta un attimo. Merda, ho sprecato un colpo di velo grosso. Maledizione. Oh. Vita, 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 l'ho vista. Prendila, bravo. Ancora. Ok, curiamoci di nuovo perché siamo messi malissimo. Questa è una zona di merda, signori, eh. Come siamo messi a vita? Male. Non abbiamo più medikit. No, salta. Non abbiamo più un medikit. Scendiamo? Non c'è altro? No, va bene. Giù. Eccoci. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Fai due colpi di fila così so che poi ti fermi. No. Ah, pensavo fosse morto. Oh, crediti. Dove devo andare? No, davvero, dove devo andare? Ma quindi? Ok, signori, ho trovato il bandolo della matassa. Dovevamo distruggere la grata con la pistola cinetica. Trattamento rifiuti. Cerca di non farti notare dai robot. Vieni, vieni. Quanti colpi ci vuole a questo qui, eh? Oh. Miseriaccia.
Va bene, ok. Nuova fase stealth. Dobbiamo andare di qua o di là, secondo voi? No. Qui c'è roba. Ma lui fa giro tondo qui? Aspetta. Sì, fa giro tondo. Ah, però di qua non ci vado. Ottimo. Facciamogli fare un altro giretto, vai. Detto usa armi a distanza per colpire la testa dei robot. Allora che cazzo devo fare? Devo fare finta di niente. Aia. Lasciamolo fa, vai. O io arrivo da qua. Allora, qui c'è qualcosa. Ho raggiunto il treno. Tu chiamami quando arrivi al checkpoint. Sì, sì. Se ci arrivo al checkpoint. Eccoci. Quanti ce n'è di questi stronzi, eh? Usciamo dalla stazione. Vai, usiamo questo, vai. Un'ultima cosa. C'è una trappola lì dentro per impedire le evasioni. Cioè? Serio. E quindi che tipo di trappola? Ma almeno dimmelo. Moriremo di sicuro.
Oh, guarda qui che macello. Allora, quindi, cioè, o noi facciamo così e andiamo oltre. Vai, ah. Oh, basta. Oh. No, perché ti rinfraschi qui dentro? Non serve. Allora, credo che noi dovremmo andare laggiù, ma non ne sono sicuro. Sì, merda, bastardo, m'ha interrotto. Ma ha interrotto la fuga. Va bene, signori, riproviamo, dai. Se non altro sappiamo di cosa si tratta. Sei serio? Allora, tanto fracassiamo qui. Tutte e due. Via. Ma perché? Ok, quello non lo posso muovere. Quel coso va o no? Oh. No, se lo porta via. Perfetto. E se non sbaglio dovrebbe essere l'ultimo. Vai, via 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 via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Comunque, quanto a splatter, non si risparmia, eh? Elias, ce l'ho fatta, sono un checkpoint, sono un checkpoint. Ottimo, adesso va alla finestra e dimmi cosa vedi. Ghiaccio. Vedo l'inferno. Questo è certo, amico mio. È in arrivo una grossa tempesta e io non intendo proprio finirci in mezzo. Sì, la vedo. Vedo anche l'hangar. È la nostra via d'uscita. Già, ci ho lavorato tante volte. La vita fa. Ti riporteremo a quella vita, devi solo seguire il piano. Significa che devi portare il culo alla cupola Habitat. E come cavolo faccio a raggiungerla? Non dico che sarà facile, ma ho un asso nella manica. Laggiù? E che cosa sarebbe? Una volta ci lavoravo,
Raccoglievo materiale di ricerca. Ho fatto delle registrazioni. Il software che ho caricato nel tuo core le attiverà al momento giusto. Seguile e arriverai alla cupola. E poi cosa? Ti preleverò alla stazione. Semplice. D'accordo. Ti contatto io. No, non potrai. Vai sottoterra. Non avrai segnato. Ai ai ai. Sottoterra? C'è altro che non mi hai detto per caso. Datti solo una mossa. C'è un portellone lì nei dintorni. E buona fortuna, Jacob. Sì, anche a te. Bene, signori, dalla padella alla brace. Sottoterra addirittura. Questo ci serve. Munizioni per lo schioppo. E munizioni per lo schioppo. Ok. In tutto ciò mi sembra che non abbiamo kit medici. Ottimo. Va bene, signori, direi che per questa puntata ci possiamo fermare qui. Abbiamo già fatto un bel po' di progressi, quindi io vi do appuntamento al prossimo episodio di The Callisto Protocol. Mi raccomando, lasciate like e condividete, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto da P. Santana, ciao a tutti.